Beati i poveri in spirito, perché loro è il regno dei cieli. Beati quelli che ora piangono, perché saranno consolati. In quel tempo uno della folla gli disse: «Maestro, dia a mio fratello che divida con me l'eredità». Ma egli rispose: «O uomo, chi mi ha costituito giudice o mediatore sopra di voi?» E disse loro: «Fate attenzione e tenetevi lontani da ogni cupidigia, perché anche se uno è nell'abbondanza, la sua vita non dipende da ciò che egli possiede». Poi disse loro una parabola. La campagna di un uomo ricco aveva dato un raccolto abbondante. Egli ragionava tra sé: «Che farò, poiché non ho dove mettere i miei raccolti?» «Farò così», disse. «Demolirò i miei magazzini e ne costruirò altri più grandi e vi raccoglierò tutto il grano e i miei beni. Poi dirò a me stesso: anima mia, hai a disposizione molti beni per molti anni. Riposati, mangia, bevi e divertiti». Ma Dio gli disse: «Stolto, questa notte stessa ti sarà richiesta la tua vita, e quello che hai preparato di chi sarà? Così è di chi accumula tesori per sé e non si arricchisce presso Dio». È l'errore più colossale. È orgoglio che offende perfino la nostra intelligenza. È la presunzione più irrazionale che ci sia, la causa di una montagna di male e di morte. La diamo come la cosa più scontata nella vita, per tutta la vita. È l'illusione che cancella perfino le nostre capacità neuronali, spirituali e fisiche più elementari. Lo diamo per scontato ovunque e sempre, nelle relazioni, in auto, al supermercato, in famiglia, al lavoro, nella religione. È dell'uomo e solo dell'uomo. Nessun'altra forma vivente vive così. È il pensiero più persistente, anche se spesso molto inconscio, è la forma di stoltezza più esasperata e comune. Ce la passiamo di generazione in generazione come testimone della nostra specie. È proprio l'errore più colossale. Noi pensiamo di avere il controllo. Noi viviamo e parliamo, pensiamo e agiamo come padroni del mondo e della vita. La madre pensa di amare suo figlio e invece ne esercita solo il controllo. La prova ne è che quando il figlio si allontana dal suo controllo, la madre sta male. Questo non è amore, è possesso e controllo. Ed è così per il politico, per l'amante, per l'insegnante, nel lavoro. È così per tutto, su tutto, con tutto. Gesù chiama questo atteggiamento stoltezza. Noi invece in questo stato mentale ci sentiamo furbi e intelligenti. Pensiamo di avere il controllo perfino degli agenti atmosferici, del cuore delle persone, del loro futuro, del nostro futuro. Passiamo la vita a controllare sottilmente chi ci deve controllare per educarci, aspettando di crescere per riprendere un controllo che non avremo mai. Ci sottomettiamo a malincuore al controllo di insegnanti di ogni tipo, nell'attesa di riprendere un giorno la nostra libertà, che non arriva, perché se si vuole trovare lavoro, il controllo su di te continua da parte di chi ti dà lavoro o dei meccanismi economici. Così la gente aspetta i giorni della pensione, sperando che siano i giorni dove riprenderà il controllo della propria vita. Potere, soldi, bellezza, successo danno forti sensazioni di controllo della vita. È solo sensazione, è illusione pura, è droga che scollega dal reale. In questa paranoia collettiva di ricerca del controllo che può derivare dal possedere molto denaro, hanno facile terreno ricerche esasperate di vincite enormi attraverso lotterie e giochi di ogni tipo. Le persone invece confuse e deboli, che desiderano avere un po' di controllo sul proprio futuro, sono facile preda di maghi e mistificatori di ogni razza. «Stolto», dice Gesù, «è stolto questo sistema, denota un'assenza totale di fede e di buon gusto esistenziale». E poi Gesù spiega l'origine di tanta stoltezza e anche la possibilità di superare questa stoltezza. La vera stoltezza è che in nome di un controllo che non avremo mai e non è possibile avere, la mente istiga l'uomo a tesorizzare per se stesso. Ecco la vera stoltezza. Vivere tutta la vita e tutti i rapporti umani e ogni giornata di questa meravigliosa esistenza solo per tesorizzare per se stessi. Questa è la vera stoltezza.
Tesorizzare nella vita, arricchirsi e arricchire la vita in ogni modo, sfruttando tutti i doni che Dio ci ha offerto, è il bello della vita, è lo scopo della vita, è motivo di gioia, di soddisfazione, di gratificazione, di pace e bellezza. Ma tesorizzare solo per se stessi è la morte e la stoltezza più grande. La proposta di Gesù è tesorizzare arricchendo davanti a Dio, condividendo ogni bene per il bene anche degli altri, offrendo le nostre capacità e i nostri doni alla comunità umana, per quanto è possibile anche gratuitamente. È il dono gratuito dei nostri doni che fa arricchire davanti a Dio. Tesorizzare ogni istante davanti a Dio, questo è saggio, bello, dona salute e pace a tutta la persona. Ma per fare questo è necessario dimenticare di poter avere il controllo delle cose e ricordare che ogni forzatura è seme di paura e di tristezza. Il dono di sé libera la mente e guarisce anche il corpo.